Henry e Mia vivono insieme a New York. Per festeggiare il loro anniversario hanno deciso di passare qualche giorno immersi nella natura. Trovano tre opzioni disponibili nelle vicinanze. Bob offre la sua accogliente casa sull'albero nel bosco per un prezzo ragionevole. Giulia offre questa fantastica cupola con tutte le comodità a sole 2 ore di macchina da New York, mentre Crystal offre una vecchia villa che ha ereditato da sua nonna. Puoi aiutare i ragazzi a fare la scelta giusta? Guarda meglio la foto della cupola, si trova vicino alla Torre di Pisa. Significa che questa proprietà è in Italia e non a 2 ore di distanza da New York. Il fantasma della nonna di Crystal è ancora nella casa, quindi Mia e Harry dovrebbero scegliere la casa sull'albero. I ragazzi contattano Bob, prenotano la casa e partono. Mia è una famosa blogger e decide di postare nelle sue storie tutti i momenti più interessanti del viaggio. Riesce a individuare qualche differenza tra queste due foto? Eccole! E queste due immagini? Ci sono tre differenze. Ecco altre due immagini. Riesci a individuare le tre differenze? Eccole qui! Mentre i ragazzi stanno guidando lungo l'autostrada, la loro auto viene colpita da un barattolo di vernice lanciato da un'auto che li precede. Mia e Harry si fermano all'autolavaggio più vicino e iniziano a parlare con altri 4 guidatori. Bill dice: «La mia auto deve essere perfetta, ho un appuntamento questa sera». Jack: «Devo incontrare il mio socio d'affari all'aeroporto, voglio fare una buona impressione». Lily: «Non ho bisogno di far lavare la mia auto, mi sono fermata per usare il bagno». Ryan: «Il mio capo mi ha dato questo coupon per lavare l'auto gratis». Chi ha lanciato il barattolo di vernice? Lily: «La sua mano destra è macchiata di vernice dello stesso colore. Inoltre, c'è la faccia di Mia sulla sua maglietta. È sicuramente ossessionata da lei». I ragazzi puliscono la macchina e continuano il viaggio. Per raggiungere la loro destinazione possono scegliere una di queste tre strade. La prima attraversa delle paludi tossiche. Molti guidatori si perdono spesso in quella zona. La seconda passa vicino a un fiume popolato da inquietanti sirene che con il loro canto fanno finire gli automobilisti in acqua. Lungo la terza strada invece c'è una banda di rapinatori. Quale strada dovrebbero scegliere? La seconda. Possono chiudere tutti i finestrini, accendere un po' di musica e passare la zona infestata dalle sirene velocemente. Mia propone di andare al mercato per comprare dei prodotti freschi per il loro weekend romantico. Una volta lì, 3 venditori offrono loro delle mele, ma solo uno si rivela affidabile. Puoi aiutare i ragazzi a fare la scelta giusta? Il venditore numero 1 offre mele molto vecchie. Guarda la data di scadenza, è di anni fa. Il venditore numero 3 offre mele molto belle, ma fai attenzione alla sua assistente. Sta usando del lucido da scarpe per far sembrare le mele migliori. Mia e Harry dovrebbero scegliere il secondo venditore. Harry e Mia lasciano il mercato e mettono tutti i loro acquisti in macchina. Harry, però, si rende conto di aver lasciato la borsa con i cavoli alla bancarella del contadino. Torna indietro, ma non la trova. Chiede a 3 persone nelle vicinanze. Vera gli dice: «Io mangio solo frutta, signore, vede? Ho banane e mele». Bella risponde: «Sì, ho visto la sua borsa. Il venditore ha rimesso i cavoli sullo scaffale». Il venditore: «Non ho la più pallida idea di cosa stia succedendo. Ho passato gli ultimi 10 minuti in bagno. Chi sta mentendo?» Vera ha nascosto i cavoli sotto il cappello. I ragazzi raggiungono la loro destinazione. La casa sull'albero è ancora meglio che in foto, ma riesci a vedere qualcosa di strano in questa foto?
questo procione indossa occhiali da sole. Il proprietario della casa sull'albero, Bob, vive in un altro paese. La casa si trova a 25 km di distanza dal centro abitato più vicino. Per questo motivo, Bob ha installato una speciale serratura digitale sulla porta. Quando Harry ha prenotato la proprietà, Bob gli ha dato una password di 4 cifre che sfortunatamente Harry ha perso. Ecco un indizio. M8. Sei in grado di decifrare il codice? Questi simboli sono cifre speculari. Dividili e otterrai il codice 1133. I ragazzi aprono la porta, ma non appena Mia entra nel soggiorno, le si gela il sangue e chiede a Harry di chiamare la polizia. Perché? La casa sull'albero è in mezzo al nulla. Chi ha acceso le candele e il fuoco? La casa era chiusa a chiave. Harry ha controllato tutte le stanze, ma non ha trovato alcun indizio. Tu hai qualche idea? Quella finestra è aperta, qualcuno è entrato di soppiatto prima dell'arrivo dei ragazzi e ora quel qualcuno è nascosto sotto il letto, vedi? I ragazzi hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno promesso di arrivare entro un'ora. Mia decide di fare una doccia. Quando torna in soggiorno, Harry è scomparso. Mia lo cerca in giardino e successivamente controlla tutte le stanze della casa, tornando di nuovo in giardino, senza trovare alcun indizio. Puoi aiutarla? La vasca idromassaggio era aperta quando Mia ha iniziato la ricerca. Ora è chiusa, piuttosto sospetto. Mia sta camminando in giardino quando all'improvviso un uomo mascherato spunta dal nulla e la spinge. Mia finisce in un pozzo profondo. Grida ripetutamente: «Per favore, aiutatemi a uscire!» Ma nessuno risponde. Improvvisamente le squilla il telefono. L'uomo mascherato le propone di fare un gioco, altrimenti rimarrà nel pozzo per sempre. Ecco il primo indovinello. Sono di molti colori diversi e divento più grande quando sono pieno. Volerò via se non mi leghi e farò un suono forte se mi rompo. Cosa sono? Mia indovina subito, e tu? La risposta corretta è un palloncino. Ecco il secondo indovinello. Posso saltare e arrampicarmi. Con le mie numerose zampe mi dondolo da un albero all'altro. Posso costruire una casa molto più grande di me. Cosa sono? Hai indovinato? Un ragno. Ecco l'indovinello finale. Esco di notte senza essere chiamata. Scompaio di giorno rimanendo al mio posto. Cosa sono? Puoi aiutare, Mia? La risposta corretta è una stella. Uno scatto fa aprire una botola in fondo al pozzo. Mia la attraversa ed entra in un inquietante scantinato dove trova 3 porte. Solo una la farà uscire, le altre 2 nascondono dei pericoli. Dietro la prima c'è un drago sputafuoco che dorme. Il corridoio dietro la seconda porta è pieno di cavi dell'alta tensione. Dietro la terza porta c'è un vampiro in attesa della sua preda. Improvvisamente le arriva un messaggio. Sbrigati, presto le pareti si chiuderanno e ti schiacceranno. Quale porta dovrebbe scegliere Mia? Dovrebbe aspettare che le pareti siano abbastanza vicine in modo da poter spaventare il vampiro con il paletto e attraversare la terza porta. Quando la polizia arriva alla casa sull'albero, trova Mia e Harry nella veranda. Harry si è appena svegliato. I rapinatori gli avevano messo un sonnifero nel caffè. Gli agenti perlustrano la zona e trovano alcuni indizi. Concludono che i criminali stavano progettando di lasciare il paese in treno. Sfortunatamente nessuno era in grado di fornire maggiori informazioni su di loro. La polizia ferma 4 sospettati alla stazione ed esamina i loro bagagli. Riesci a capire chi è innocente?
perché un uomo calvo ha bisogno di uno shampoo. Questo presunto cieco invece ha una torcia. Questo tizio ha 3 tubetti di dentifricio ma nessuno spazzolino. Sembra che solo l'ultimo non sia un criminale. 3 amici vivono non lontano l'uno dall'altro e spesso si incontrano per bere un caffè insieme. I loro nomi sono Signor Blu, Signor Rossi e Signor Bianchi. Un giorno notano che sotto i cappotti indossano camicie di colori diversi, rosso, blu e bianco. Il Signor Blu dice: «Ehi, Signor Bianchi, hai notato che indossiamo tutti i colori diversi dai nostri veri nomi?» L'uomo con la camicia bianca risponde: «Wow, hai ragione! Riesci a capire il colore della camicia indossata da ciascuno di loro?» Il signor blu può indossare solo il bianco o il rosso, ma sappiamo già che qualcun altro indossa la camicia bianca. Questo significa che il signor blu può indossare solo la camicia rossa e il signor bianchi può indossare solo la camicia blu o rossa. La camicia rossa però è già presa, quindi il signor bianchi indossa la camicia blu. Allora il signor rossi indossa la camicia bianca. Mia e Harry decidono di passare la notte in un hotel nelle vicinanze. La direttrice li informa che ha solo 3 camere libere. Può aiutare i ragazzi a scegliere l'opzione migliore? Questa stanza non ha porte, strano, e questa stanza ha uno specchio rotto sul soffitto, rischioso. La seconda opzione sembra abbastanza sicura e carina. Dopo aver fatto il check-in, Harry chiede a Mia: «Beh, dove vuoi andare adesso?» Lei risponde con questo indovinello: «Venivi a trovarmi quando avevi bisogno di sapere, ma sono sola da quando è nato internet. Cosa sono?» Hai indovinato? La risposta corretta è una biblioteca. Nella biblioteca i ragazzi incontrano 4 studentesse. Una di loro è al verde. Chi? La studentessa numero 3. La sua uniforme è di alcune taglie più grande. Deve essere di sua sorella.